Allora, in questo caso, la mediana, questo non è il caso realistico, la realtà è che quando io sommo 1000 numeri distribuiti in questo modo ottengo una gaussiana. Anzi, questo è precisamente il modo per generare distribuzioni gaussiane. Se io ho il mio computer mi può generare numeri random tra 0 e 1. Con distribuzione piatta però me li genera, quindi 0.1 è ugualmente probabile che 0.63, per dire, o anche a una fila di decimali fino a che lui li gestisce. Se invece voglio una distribuzione gaussiana di numeri, come faccio? Di numeri del genere faccio generare, per dire, 100. 100, io so già, li sommo tutti assieme, quindi non so, una volta 0.63, una volta 0.1, faccio la somma, io so già che la somma è un numero distribuito in questo modo. Cioè, secondo una gaussiana che adesso ho disegnato male, mi spiace, ma so che la media della gaussiana sarà uguale a, ne ho generati 100, è 100 volte la media di questo, che quindi in questo caso sarà 0.5, perché l'intervallo è tra 0 e 1. Quindi sarà 100 la media per 0.5, e la larghezza. Praticamente la larghezza a metà altezza, la chiamo L, è uguale allo scarto quadratico medio, cioè la radice della media delle deviazioni. Prendo le deviazioni dal numero, questo bello centrale, quindi qui arrivo qui, questa è una deviazione. Prendo, la metto al quadrato, lo faccio con tutti i numeri che ho ottenuto, faccio la somma, faccio la media e poi prendo la radice del tutto, quindi la radice dello scarto quadratico medio. Allora, questa roba qui è uguale alla radice del numero, quindi in questo caso sarebbe 10, per il valore massimo a cui potevo arrivare. Quindi in questo caso io lo chiamo I perché a me interessa l'intensità. Quindi in questo caso sarebbe 1. Nel caso dell'esempio precedente, quindi tornando all'esempio precedente, io qui avrei 1000 per 50, che è la media. Quindi ho una distribuzione gaussiana per la media centrata attorno a questo, praticamente stiamo ragionando, ragioniamo in ampere, 5 ampere, per esempio 50 mA però per 1000, e quindi scusate, non 5 ma 50 ampere, 50 ampere. Allora, 50 ampere, e il massimo non erano 10 ampere, scusate, ma 100. Allora, dunque, attorno a questi 50 ampere io ho una fluttuazione che è praticamente la larghezza qui da una parte all'altra è uguale alla, vabbè, sarebbe un fattore di 2, quindi in realtà è la metà della larghezza quella, però tanto è quello che mi interessa, è lo scarto. Comunque, uguale alla radice di n, che significa in questo caso la radice di 1000 è circa 30, per l'intensità massima che sono i nostri 100 mA. Quindi vedete che allora la media è praticamente la media, adesso a parte il fattore 2, è n mezzi volte per, diciamo, è proporzionale a n volte l'intensità massima del singolo utente. Invece lo scarto è proporzionale alla radice di n, quindi non sono 1000 ma sono 30. Allora, ai fini pratici, quello che ovviamente conta non è lo scarto in assoluto, per dire 3 A, 30 A, perché uno scarto di 3 A su un totale di utenze per 10 A è tanto, uno scarto di 30 A su un totale di utenze per 1 MA non è, anche lo vedi? Quindi è lo scarto relativo quello che ci interessa, cioè il rapporto tra, appunto, il distacco dalla media e il distacco medio dalla media, diciamo, quindi la larghezza a metà altezza, e l'intensità massima che io potrei trovarmi, lo chiamo n per il massimo, quindi l'intensità massima che io mi potrei trovare a dover mettere in rete se capitasse la situazione sfigata. O se preferite, il rapporto tra il distacco e la media.
comunque un rapporto, uno di questi rapporti, come volete voi, insomma. Tramite, questo era, è quello che io in un certo momento, facendo la somma di tutti, sto mettendo in rete. E questo è quello, la media del totale, e questo è il distacco, quanto io mi sto distaccando da quello che avevo previsto. Allora, è questo rapporto qui quello che mi interessa. Vedete, questo rapporto è uguale sostanzialmente, siccome tutti e due sono proporzionali, sia sopra che sotto l'intensità massima, è uguale alla radice di n su n, e quindi è uguale a 1 sulla radice di n. Quindi nel caso di, no, di 1000 utenze, nel caso di 1000 utenze vuol dire 1 su, sarebbe 33, diciamo, e quindi è circa il 7%. Se lo scriviamo in trentesimi, no, secondo me è meno, qui ho scritto il 7% sulla dispensa, ma beh, sarebbe un 2 di mezzo, ci sarebbe un 2 che viene da qui. Comunque, insomma, è una roba che sta, allora, è una roba che sta, vabbè, se me lo scrivo così è una roba che è del 3%, se ci metto anche i fattori di 2 precisi arrivo a qualcosa di più. Adesso, siccome mi interessa la stima, per capire il punto è che più sono le utenze e più il gestore ci va preciso relativamente al carico di intensità che deve mettere in mezzo, grazie a questo fattore, che adesso fa parte dei fattori 2, è quello che mi interessa. I fattori 2 chiaramente dipendono se stai calcolando questo o questo. Comunque, il punto è che il rapporto tra lo scarto dalla media e la media che prevedo è questo, se non altro come ordine di grandezza, a parte un eventuale fattore 2 o meno. Quindi è chiaro che ai fini del gestore, più sono le utenze e più, se lui fa le cose con intelligenza, si riesce a far quadrare i conti. Adesso le cose con intelligenza che significa? Io ovviamente nel mio esempio ho immaginato che tutti vadano a servire tre utenze, tre gruppi di utenze identici. Questo non è possibile, perché magari queste sono quelle industriali e queste è un capannone, consuma qualcosa di più di casa mia, per fare un esempio. Quindi il gestore, quello che farà, lui guadagna esperienza con le bollette e col tempo riequilibra i carichi. Una volta che è riuscito a eseguire un riequilibrio corretto, la fluttuazione da questo riequilibrio è una roba che è proprio il rapporto, diciamo, tra lo scarto, quello che ho chiamato L, e la media che lui deve servire, è una roba che va giù come la radice del numero di utenze. Quindi se lui ha 10.000 utenze è un centesimo, se lui ha 10 utenze è un terzo, un po' sfigata come situazione. Comunque, insomma, si possono, più sono le utenze più il calcolo può diventare preciso. Ecco, questo è il ragionamento che ho fatto. Io l'ho fatto considerando tutte le intensità come numeri reali. In realtà c'è il problema che avete visto, ogni impianto ha un suo sfasamento. E non è un caso che il gestore cerchi di avere il meno sfasamento possibile nel vostro impianto, vi metta una penale se non lo raddrizzate. Comunque, diciamo che voi avete la possibilità, se questi sono i nostri piani, se questa, diciamo, è la tensione e questa è l'intensità, nessuno sfasamento, e questo è un carico resistivo. Se invece voi avete che la vostra tensione viene anticipata di 90 gradi dall'intensità, questo è un carico capacitativo, che vuol dire che la vostra impedenza, l'impedenza che rappresenta la somma del vostro impianto domestico, grosso modo è uguale a un oggetto di questo tipo, può essere classificata come un'unica grossa resistenza. Invece in questo caso, 90 gradi, questa viene classificata come, scusate, un condensatore praticamente. Nell'ultimo caso, ovvio, quello in cui questa è la tensione e questa è l'intensità, c'è un ritardo. Questo equivale a una bobina di induttanza. Ora, questi sono casi limite, questa gestore non ve la perdona, cioè, e poi comunque non ve la perdonate voi, perché non state praticamente utilizzando nulla della potenza che vi viene messa a disposizione, perché ricordate, la potenza attiva, P, occasione per ricordarlo, è uguale alla tensione quadratica media per l'intensità, adesso non sto più a scriverlo, quando non precisato si intende questo, per l'intensità quadratica media per il coseno dello sfasamento φ.
Questo qui lo sfasamento di Phi sarebbe di 90 gradi, quindi 0, quindi nessuna potenza attiva assorbita, tutta potenza reattiva. Adesso, a parte il fatto che il gestore si incavola, resta il fatto che voi la potenza reattiva non la usate di fatto, la restituite alla rete, quindi non è molto utile per voi l'impianto elettrico, non ci state facendo niente, la lampadina non si accende, la lavatrice non funziona e così via. Quindi ovviamente non saranno così le cose. Però adesso tutto questo discorso che mi serve a ricordare che in realtà queste intensità non sono dei numeri reali, ma sono dei numeri su un piano complesso, quindi sono dei vettori a due dimensioni sul piano complesso. Quindi tutto il ragionamento che ho fatto sulla somma, le medie, le gaussiane, eccetera, a rigor di logica si fa su un piano complesso. Non cambia assolutamente niente, salvo che lo dovete fare in due dimensioni invece che in una, ma il ragionamento rimane pari pari e resta il fatto che alla fine lo scarto, il rapporto tra lo scarto e la media è qualcosa dell'ordine di 1 sulla radice del numero di utenze. Allora, normalmente lo schema di produzione, trasporto, utilizzo di corrente, che voi qui avete la centrale, adesso vorrei fare un attimo quello che è lo schema a livello regionale, diciamo, di gestione della corrente. Allora, qui avete la centrale che produce la corrente e qui avete il trasformatore che tira su la tensione di tantissimo, poi avete la linea di distribuzione, la linea di trasporto in alta tensione, poi arrivate alle porte della città, questa produzione avviene in media tensione, poi vedremo cosa significa comunque media tensione. Qui avete l'alta tensione, quindi qualcosa di più, tra questo e la terra c'è una tensione più alta, poi arrivate alla città dove avete le centraline di distribuzione che vedete all'ingresso della città. Se ne vedono spesso anche venendo sulla Bremi, da Bremi verso la tangenziale sud, per esempio, se ne vede una grossa, che ne so. E qui da queste partono ovviamente tutte le linee che vanno ai quartieri. Questa è di nuovo media tensione. Quando si arriva ai quartieri, quindi avete pali alti un po' di metri, perché ve la tengono piuttosto lontana comunque da voi, scavalca gli edifici e così via. Arrivate alla cabina di quartiere dove viene distribuita a tutte le utenze domestiche in bassa tensione. Adesso cerchiamo di capire una per una cosa sono media, alta, bassa tensione, quali sono le ragioni per cui in queste diverse fasi vengono utilizzate queste, chi ne fa uso e perché. Una breve sintesi, diciamo, ci si potrebbero scrivere i manuali su sta roba, adesso noi cerchiamo di fare un attimo una sintesi. Allora, come regola, la regola di fondo è che dovunque io abbia dei carichi di resistenza, e non solo di resistenza, perché il discorso lo posso fare mettendo l'impedenza al posto della resistenza, dovunque abbia dei carichi, in qualche modo il consumo è uguale a V per I e quindi è uguale a I quadro per R, oppure se preferite per l'impedenza. Questa c'è, ovviamente, se no non ci sarebbe consumo. A parità di impedenza non vorrebbe minimizzare, se possibile, tutto quello che sta buttando.